Messina ha rivissuto un suo momento storico attraverso un corteo rievocativo dell'ingresso di Carlo V nella città. La manifestazione promossa e organizzata dall'assessorato provinciale alla pubblica istruzione si avvale della consulenza del Comitato Peloria. Al vicepresidente professor Bruno Villari chiediamo il perché di questa cavalcata. È necessario precisare innanzitutto che si tratta di una restituzione, cioè dire questa cavalcata non è una novità, non l'abbiamo introdotta così sic et simpliciter, bensì l'abbiamo ripescata da una antichissima tradizione che è contemporanea grosso modo all'Avara e ai due giganti. Questa cavalcata naturalmente col passare dei secoli subì parecchie modificazioni e anche delle sovrapposizioni, quindi originariamente era probabilmente una cavalcata che si riferiva all'ingresso di Carlo V e poi successivamente a quello di Don Giovanni d'Austria. Fino a che d'Austria. Anno si svolse questa cavalcata rievocativa? Dunque, questa cavalcata si svolse fino al 1908, però bisogna dire che non si svolse rigorosamente ogni anno, però anche se saltuariamente ebbe una certa periodicità fino al 1908. Nel 1926 i messinesi la riproposero insieme all'Avara e ai giganti, cioè nel 1926 ci fu il primo Ferragosto del dopo terremoto e le tre manifestazioni che furono ripescate furono l'Avara, la passeggiata dei giganti e appunto questa cavalcata storica, il che significa che la tradizione era fortemente radicata e ovviamente rappresentava uno dei caratteri fondamentali, essenziali della città. Il corteo di Carlo V si formerà all'ingresso nord della Villa Dante, imboccando quindi la via Catania e proseguendo verso nord. Si fermerà a Ponte Zaera per ricevere il saluto dai nobili cavalieri messinesi, i quali si uniscono al corteo insieme con un carro trionfale. Percorsa la via Cesare Battisti e la via Antonio Martino, il corteo sosterrà nella piazza del Popolo, dove l'imperatore sarà ascolto dallo stradico della città, dai senatori e da gentiluomini locali. Lo stradico pronunzierà un breve panegirico in onore di Carlo V e i senatori leggeranno il famoso privilegio concesso a Messina dal normanno Ruggero II. Lo stradico offrirà poi all'imperatore a nome della città 10.000 studi d'oro. Stradico, senatori e gentiluomini si inseriranno nel corteo che proseguirà per via Porta Imperiale. All'incrocio con via Tommaso Cannizzaro il corteo si fermerà ancora per consentire a Carlo V di ricevere il saluto del clero messinese, guidato dall'arcivescovo, dall'archimandrite e dal protopapa. L'imperatore renderà omaggio inginocchiandosi ai piedi dell'arcivescovo e baciando la croce d'argento da questi recata. Verrà dunque offerto all'augusto ospite un bel cavallo grigio riccamente bardato in oro e argento, dono della città. Ricompostosi il corteo, al quale si unirà il clero, proseguirà lungo il corso Cavour, la via Pozzoleone, il corso Garibaldi, la strada San Giacomo, fermandosi nella piazza del Duomo. Qui le varie componenti del corteo si schiereranno in quell'ordine. Il carro trionfale si leveranno in volo colonna. Arrivati a Ponte Zaera vanno incontro a Carlo V 14 nobili messinesi a cavallo, accompagnati da 14 palafrenieri, che scorteranno l'imperatore nel suo ingresso in città fino al Duomo. Il corteo è aperto con un certo anticipo da un banditore con tamburo di attraverso le descrizioni del Maurolico. Autore degli archi era stato Caldara Porridoro da Caravaggio. Dopo aver girato attorno a Carlo V, i nobili a cavallo si aggregano al corteo.
Dopo aver percorso la via Cesare Battisti, la via Antonio Martino, raggiungono la piazza Francesco Losardo, che anticamente era piazza del popolo, dove avviene l'incontro con lo Stradigò, i senatori e i gentiluomini messinesi. Dopo il saluto e il benvenuto a Carlo V, i sei senatori, alternandosi, leggono i famosi privilegi della città. Dopo l'incontro con il clero messinese viene donato all'imperatore un maestoso cavallo grigio.